Lavagna muta. La decima tappa Riccione-Venezia è la più lunga del giro, 285 chilometri. Dovrebbe essere semplicemente una piacevole passeggiata. Così la pensano i corridori. Così dice la media, che si mantiene al di sotto dei 30 all'ora. Koblet e Kubler sono i più champagnoni nell'allegra comitiva. Tutti in gruppo a Ferrara. Ma a 7 chilometri da Rovigo la Lavagna registra il colpo di scena. Astro a maglia rosa e Geminiani maglia verde sono caduti. Gli assi si sono messi subito a tirare come dannati. Vola Coppi. Vola Magni. Vola Kubler. Vola Van Stembergen. Vola Koblet, che anche volendo non avrebbe davvero il tempo di ravviarsi i capelli. Dalle vetture al seguito partono incitamenti sferzanti come scudisciati. Che già pensano al tapone dolomitico non vorrebbero stupare le energie, ma una caduta della maglia rosa Astrua dà il via. La testa incastrata nel manubrio, i più bei nomi del ciclismo mondiale iniziano una... ...di recuperare il terreno perduto. Dai 29 si è saliti ai 45 all'ora. In 22... ...tra Venezia con quasi 6 minuti sul piemontese. Non c'è due senza tre per Rick Van Stembergen, e anche al traguardo della laguna la sua ruota freccia irresistibile.